Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video da Storia d'Italia. Benvenuti in questo nuovo episodio dedicato agli aerei della Regione Nautica. Quest'oggi parliamo di un simbolo degli anni 30 della Regione Nautica. Uno forse degli aerei più famosi che composero, diciamo, la flotta della Regione Nautica durante gli anni 30. Stiamo parlando del Breda Bas 65, sicuramente un simbolo dell'aviazione legionaria durante la Guerra Civile Spagnola. Il progetto nasce dall'idea del colonnello Amedeo Mecozzi. Amedeo Mecozzi era un veterano della Prima Guerra Mondiale che pensava che l'obiettivo di una moderna aviazione sia, diciamo, quello di colpire obiettivi militari e non civili, o per esempio fabbriche civili, pensando che sia solo uno spreco di risorse e di uomini attaccare coteste, diciamo, infrastrutture. La Regione Nautica accolse apertamente le richieste di Mecozzi e preparò un bando di concorso per, diciamo, le varie aziende concorrenti per produrre un aereo monoplano che definisse le idee del giovane colonnello. Vennero presentati solamente due aerei, uno concepito dalla Caproni, il modello AP1, e l'altro dalla Breda, il Breda Bas 64, e furono entrambi pronti per l'uso dal 1933 al 1934. Entrambi sembravano abbastanza moderni, guardandoli esternamente, ma diciamo che il primo, il Caproni, fu ritirato dal servizio molto presto dopo alcune, diciamo, performance molto deludenti durante la Guerra Civile Spagnola. Ne vennero prodotti solamente 54. Parlando invece del Breda Bas 64, era un aereo piuttosto moderno anch'esso, ed era, diciamo, equipaggiato con un moderno motore Bristol Pegasus. Era ovviamente un motore radiale, e poi fu successivamente sostituito con un Alfa Romeo, stiamo parlando dell'Alfa Romeo 125 RC35, che riusciva, diciamo, a generare 650 cavalli. L'armamento offensivo era composto da 4 mitragliatrici da 7,7 Breda Safat, che ovviamente per gli aerei coevi erano piuttosto, diciamo, pesante come armamento. Mentre l'altro armamento offensivo, stiamo parlando delle bombe, il carico di bombe era di ben 500-550 kg. Purtroppo, nonostante il motore sia abbastanza potente, non poté ricoprire i ruoli per cui era stato designato, cioè come quello di caccia o attacco al suolo, perché la velocità era troppo bassa. Questo dato fu riscontrato soprattutto durante la Guerra Civile Spagnola, che portò nel 1938 al suo ritiro dal servizio effettivo e all'introduzione del più moderno Breda Bas 65. Ricordiamo che la velocità del Breda Bas 64 era di ben 350 km/h. Ovviamente coeva i biplani, diciamo, in servizio durante quel periodo, però era comunque sempre bassa per fronteggiare gli aeroplani nemici. Il Breda Bas 65 ha effettuato il suo primo volo nel settembre del 35. Era, diciamo, stato anch'esso pensato per ricoprire molti ruoli, tra cui quello di aereo di ricognizione, intercettore, bombardiere leggero e attacco al suolo. La sua configurazione era alare monoplana dalla bassa a sbalzo, con una struttura a traliccio in tubi di acciaio saldati, con un rivestimento in lamiere di duralluminio, tranne che per il bordo d'uscita alare rivestito in tela. L'impennaggio era monoderiva con controventature. Il carrello aveva le gambe anteriori retrattili in gondole subalari, che lasciavano parzialmente scoperti i pneumatici, mentre il rotino posteriore era fisso. Il pilota disponeva di un abitacolo chiuso dotato di capotina vetrata scorrevole. L'armamento era anche qui di 4 mitragliatrici installate nel piano alare, più una brandeggiabile per l'osservatore nella versione biposto. Disponeva di un vano bombe interno e attacchi subalari. Quattro caratteristiche che lo rendevano al momento del primo volo nel 1935 un velivolo decisamente all'avanguardia. Per quanto riguarda invece l'armamento da assalto, quindi diciamo l'armamento principale, notiamo una differenza, infatti vennero sostituite due mitragliatrici Breda Safat da 7,7 con due da 12,7 per dare una maggiore potenza di fuoco. La propulsione era affidata ad un motore radiale posizionato sul muso e racchiuso da una capottatura, proprio come il Breda Bas 64. I primi 81 esemplari vennero equipaggiati con un Isotta Fraschini K14, un motore a 14 cilindri a doppia stella capace di erogare una potenza di 900 cavalli. Gli esemplari successivi però vennero equipaggiati con un motore ancora più potente, un Fiat A80 RC4118R, che sviluppava ben 1000 cavalli e che per il suo minore diametro rispetto al predecessore era dotato di una diversa capottatura, prima stavolta di protuberanze.
Entrambi i motori vennero accoppiati ad un'elica tripala. Per quanto riguarda il suo impiego operativo durante la Seconda Guerra Mondiale, fu utilizzato nel fronte del Nord Africa, soprattutto durante, diciamo, le prime fasi, data l'evoluzione delle operazioni in Africa settentrionale. Infatti, dopo il disastroso esordio nelle missioni di appoggio tattico dei bimotori Breda BA 88 e le scarse prestazioni del Caproni CA310, portò nel novembre del 40 a bloccare la radiazione dei reparti dei vecchi Base 65 e a richiedere con urgenza il trasferimento in Africa di tutte le macchine disponibili dotate del motore Isotta Fraschini K14, richiesta che non si poté soddisfare, in quanto queste macchine erano già tutte in Africa. Le poche macchine sopravvissute furono attivissime nel contrasto dei mezzi motorizzati britannici, affiancate anche dai non apprezzati esemplari con motore A80. Nel dicembre del 40 erano rimaste solo 25 macchine operative, mentre l'ultimo Base 65 in servizio operativo fu perso durante l'offensiva britannica in Cirenaica del febbraio del 41. Tuttavia, il contributo dato da questa macchina nel rallentare le colonne di blindati di autocarri del generale Howell in marcia verso la Tripolitania fu notevole, e senza altro più efficace di quello dato da altri apparecchi, per lo più caccia ormai superati come il Fiat CR32, trasformati in improvvisati assaltatori. E con questo è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e noi ci vediamo alla prossima. Ovviamente vi chiedo di lasciare un commento per farmi sapere la vostra su questo aereo. E noi ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.